Bellissima crocevia per il Latina, 0 punti dopo due giornate, deve oggi assolutamente prendere punti. Io l'unico che non sento è il bordo campo. Prova, prova. Ecco, mi sentite? Ok, io vi sento. Cioè, no, aspetta, io mi sento. Sì, 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 ci sì, sentiamo. Sì, tutti quanti. Ok, va bene. Allora, Matt, ti faccio fare l'intro e le faccio entrare. Sì, non facciamo interviste, ragazzi, non le mandiamo, eh. Grazie. Bocca al lupo, Orecchia. Crepi. Ancora 0 punti e in fondo alla classifica. L'altra insegue il gruppo di testa sognando di diventare grande. Dal pala Bianchini di Latina, Lynx Latina, Feldi Eboli. Una squadra spalle al muro, ancora 0 punti e in fondo alla classifica. L'altra insegue il gruppo di testa sognando di diventare grande. Buonasera da Matteo Santi e Alessio Musti. È il terzo e ultimo match a prendere il via in questo Friday night di futsal, valevole per la quarta giornata della Serie A Planet Win 3-6-5. Il Latina, come detto, non ha ancora fatto punti in campionato, è anche uscito dal primo turno di Coppa della Divisione e oggi ha bisogno disperatamente di punti qui davanti al pubblico amico del pala Bianchini. La squadra di Paniccia farà leva proprio sui suoi tifosi accorsi in massa, però anche un gruppo di tifosi dell'Eboli. Sarà una partita dalle mille sfaccettature. Buonasera, impostazione cronaca da Alessio Musti. Buonasera, buonasera a tutti. Una partita interessantissima soprattutto per il Latina, che deve assolutamente smuovere la classifica. L'Eboli, dopo un avvio con una sconfitta immeritata probabilmente contro il Maritime, ha infilato una serie di vittorie importanti che la fa stare sì tranquilla, ma soprattutto le fa continuare quel percorso di crescita che questa squadra dallo scorso anno ha intrapreso e sta portando avanti brillantemente quest'anno con il tecnico Basile. Per il Latina una rifondazione grande, un progetto diverso rispetto al passato, ha bisogno per il morale e adesso anche per la classifica di raccogliere punti questa sera. Maritime che, come detto, dopo la sconfitta all'esordio con, scusate, Feldi Eboli, dopo la sconfitta all'esordio con la Maritime, che ha vinto con Lazio e Civitella, si è rilanciato in classifica, adesso insegue le big proprio in vetta alla graduatoria. Quest'oggi nell'anticipo delle ore 17 il Maritime ha steccato nel match del Palagems contro la Lazio, pareggiando 2-2 in quello che era un vero e proprio testa coda. Maritime che sale a 10 punti in classifica, in questo momento primo con un punto di vantaggio sul gruppo di tre squadre composto da Acqua e Sapone, Rea Rieti e Pesaro. Acqua e Sapone che sta giocando in questo momento in casa della Meda Catania avanti 1-0 grazie alla rete di Jonas. Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco del pala Bianchini, come detto gremito veramente anche questa sera con tantissimi spettatori sopraggiunti in questo venerdì. La Feldi Eboli scende in campo vestita di rosso-blu interamente, questo è il suo completo. Il Latina risponde con il secondo completo bianco. Alessio, quest'oggi è una partita veramente fondamentale per Alfredo Paniccia, che deve smuovere assolutamente questa classifica. Latina che ha fatto un ottimo primo tempo contro l'Acqua e Sapone, che è una corazzata per questo campionato, forse andando in svantaggio immeritatamente per 1-0, ha giocato con tantissima intensità, ha coperto bene il campo su un Acqua e Sapone che si può permettere rotazioni infinite per tutta la gara.
nel secondo tempo infatti si è vista poi la differenza, soprattutto oltre dal punto di vista tecnico anche dal punto di vista fisico. Deve ripartire da lì, da quei 20 minuti, ricostruirsi e continuare questo percorso. I giocatori sono totalmente nuovi, il tecnico ha la prima esperienza in Serie A, ha un'ottima conoscenza del gioco, serve sicuramente sia a lui e ai giocatori che sono venuti da altri paesi l'ambientamento a questa categoria, a questo campionato. In Latina parte con Tinchio Frepali, Juan Carlos, Carlinhos, Battistoni ed Edu. Questo è il quintetto scelto da Alfredo Paniccia. Risponde la Fel di Eboli, che quest'oggi è in panchina. Piero Basile, che è un ex del Latina, per lui 2 anni e mezzo sulla panchina nerazzurra, con Lion Frepali, Romano Fornari, Bocao e André Ferreira. Due i precedenti fra queste due formazioni, tutti e due risalenti alla passata stagione. La curiosità è che sono 2-3-3. All'andata una partita piena zeppa di rossi, addirittura 4 le espulsioni in quella occasione. Nell'ultimo precedente invece qui a Latina, una partita che tu hai commentato fra le altre cose, Alessio, con l'Eboli che è riuscito a pareggiare sulla sirena con un gol di Gioppedotti, forse viziato da un fallo in mezzo al campo, con il Latina che vinceva 3-1 addirittura a 15 secondi dalla fine. È una partita che quindi promette spettacolo. Tutte e due le squadre sono votate al gioco, chiaramente con caratteristiche tecniche differenti. L'Eboli ha costruito un'ottima squadra, quella che le dovrebbe permettere di raggiungere i playoff e precedentemente le qualificazioni alla Final Eight di Coppa Italia. È una squadra ben costruita sulla scorta anche di una stagione da neopromossa come quella passata, sugli errori fatti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di costruzione di una squadra. Adesso è abbastanza completa per competere in quei ranghi di classifica. E Latina, nonostante tutto, ha un tecnico che vuole giocare, non rinuncerà a giocare, lo ha dimostrato anche con l'acqua e sapone martedì, anche oggi sicuramente tenterà di giocare il pallone quando ne sarà in possesso. Si comincia la Fel di Eboli a gestire il primo possesso in diretta qui dal Palla Bianchini grazie alla regia di Simone Della Corte. La prima deviazione, la prima rimessa laterale è dell'incontro, si ne occupa Sergio Romano. André Ferreira, largo per Bocao. André Fornari, spalle alla porta, preso da Carlinhos. Bocao, palla alta alle spalle di tutti, per Romano alla conclusione, il primo tiro in porta è facile preda di Simone Chinchio, che va a rilancio lungo cercando in avanti Edu. Colpo di testa di Bocao. Fornari danza lungo l'out. Abbiamo visto subito quello che sarà un po' la caratteristica di questa partita. L'Eboli è molto bravo a prendere le spalle le difese avversarie. Qui Edu non ha messo pressione sul portatore di palla, il lancio è stato preciso e perfetto per Romano, che un po' debolmente ha calciato in porta, ha salvato in questo momento un'occasione che poteva essere pericolosa. 40 secondi dall'inizio della partita, sempre 0-0 ovviamente al Palla Bianchini di Latina. Battistoni, Carlinhos, Edu, entrata lenta nell'attacco da parte del Latina. Juan Carlos, Battistoni, attende la Feldi, l'imbucata, chiude Bocao, poi Fornari si impiccia un po' col pallone, allora ricomincia il Latina. Battistoni, Carlinhos, Gerardo Battistoni, sale qualche passo in pressione la Feldi, lancio di Carlinhos e preda nuovamente di Bocao, che continua a far buona guardia lì dietro. Lion, André Ferreira, buca centralmente per Fornari, non riesce a controllare questo pallone, poi sbuca dal nulla ancora André, alla palla sul sinistro, prova a mettere dentro, chiude Edu, poi arriva Battistoni, la rimessa in favore della Feldi, che è partita meglio del Latina in questo avvio. Juan Carlos deve essere il vertice del gioco del Latina, giocatore straordinario nella Liga Spagnola, 2 anni fa oltre 30 reti segnate, capocannoniere addirittura. Qui si è presentato non in perfetta condizione fisica, lo si vede, fa fatica a tenere alta la squadra, quando riesce però ha doti tecniche impressionanti. Attenzione a Fornari, la conclusione sulla schiena di Battistoni. Fornari che ancora cerca il primo gol in stagione, lui che è stato il capocannoniere della scorsa regular season, ancora a secco dopo le prime 3 giornate. Bocao proprio per Jader Fornari, sul secondo palo spuca André Ferreira, che era andato a chiudere, chiede una deviazione che non c'è. Questa è uno schema preparato, battuta e taglio sul secondo palo. Schema frequente, il battitore generalmente che va a finire sul secondo palo è il giocatore che viene un po' dimenticato, perché l'attenzione va sul tiratore e chi ha battuto viene lasciato un po' agli spalti, come in questo caso. Fortunata il Latina, è fortunato comunque anche il passaggio non perfetto verso il giocatore dell'Eboli. Attende a metà campo la Feldi, Juan Carlos, Carlinhos, Edu, gira per Battistoni, incessante il sostegno per entrambe le tifoserie, perché se da una parte ci sono i tifosi di casa del Latina, dall'altra la Feldi ha in trasferta tantissimi tifosi quest'oggi a bordo campo. Diamo il benvenuto a Francesco Puma.
Mister Paniccia se la sta prendendo proprio con i tifosi della Feldi, perché dice: non si sente niente, non riesco a comunicare con i miei ragazzi, sta urlando e ha detto troppa fretta nell'imbucare, più calma. Lancio lungo di Lion, Fornari prova ad agganciare, mette dentro un pallone interessante, ancora Fornari cerca la conclusione, viene chiuso da Juan Carlos che difende col corpo, poi arriva Carlinhos, si alza un campanile, Bocao lo lascia rimbalzare, può aspettare che il pallone termini la propria corsa fuori, la rimessa è proprio per la Feldi. Matteo, i duelli saranno importantissimi, Carlinhos con Fornari, Bocao con Juan Carlos determineranno sicuramente questa gara, perché spesso tutte e due le squadre... Attenzione Alessio, perché Battistoni costringe al super intervento Lion, il primo della partita, la più grande occasione, dopo 2 minuti e mezzo ce l'è Latina sul piede di Battistoni, centrato in piede da Lion, lo rivediamo. Carlinhos, Juan Carlos in isolamento contro Bocao, la conclusione è un mezzo esterno, non c'è nessuno sul secondo palo. E si aspettava l'inserimento di Battistoni, che chiede scusa infatti al compagno di squadra, perché era lì che doveva andare a finire, e con una buona lettura si sarebbe potuto comunque creare un'ottima occasione di rete. Lion, attenzione, un grande rischio sull'appoggio per André Ferreira, pressione forte di Edu Kangussu, l'ex giocatore del Cisternino, si è salvato in questo caso la Feldi. Prova ad andare subito lungo da Fornari, fa buona guardia Carlinhos, allora riparte a tutta velocità Battistoni, chiuso da Sergio Romano, al primo anno alla Feldi Eboli. Romano, arrivato nel corso di quest'estate. Edu, l'imbucata per Juan Carlos, ancora Bucao, cliente veramente scomodo per Juan Carlos quest'oggi. Vedremo, come dicevo prima, due bei duelli da questo punto di vista, due ottimi pivot e due bravi difensori, quindi sarà interessante vedere chi vincerà questi mismatch. Chiama un doppio scambio Juan Carlos, Carlinhos non può arrivare su questo pallone, allora è rimessa dal fondo per la Feldi Eboli. Lion, Romano, è entrato anche Kevin Arrieta che dà una pallaccia a Romano sulla pressione di Edu, è costretto a lanciare lungo, giocatore argentino Kevin Arrieta, l'ultimo acquisto della Feldi Eboli di questo mercato estivo. Edu, Battistoni, Antonino, pallone in parallela cercando il movimento di Battistoni, Romano ha già battuto, Bocao, ancora Sergio Romano, prova ad andare in avanti per André, pallone però è uscito proprio davanti alla nostra postazione. Battistoni, André recupera palla, detta l'1-2 Romano che si mette proprio in buca poi per André, chiude ancora in Latina, Kangussu, Edu prova ad andare da solo, la conclusione è crociere col destro, battezzata bene fuori da Lion Saccomande Freitas, lo scorso anno alla Lazio, 9 gol in campionato per lui, che ha toccato quota 70 reti nel massimo campionato italiano, un numero stratosferico per qualsiasi giocatore, figuriamoci per un portiere. Recupera palla in Latina, Juan Carlos la riperde, e allora Kevin Arrieta a portare palla, scarica dietro nuovamente da Lion, che come detto ha ottimi piedi, pesca perfettamente Romano, forse un tocco con una mano, André, Arrieta, a spazio ancora per Romano, si richiude però in Latina, alla fine l'ultimo tocco è proprio di Romano, che lamenta con il direttore di gara un tocco di mano, c'è solo rimessa laterale per il Latina. Che rischia quando va a pressare alto, perché non mette una buona pressione sul portatore di palla, qui addirittura direttamente da Lion si erano dimenticati Sergio Romano vicino all'area di rigore, ma anche in precedenza troppo facile sfilare alle spalle dei difensori del Latina, la palla se vuoi andare l'alto devi pressarla sempre forte, altrimenti, viste anche le ottime caratteristiche da questo punto di vista dell'Eboli, forse è meglio aspettare a metà campo e riproporre qualche ripartenza come è successo in occasione dell'occasione di Battistoni. Cambio nelle fila della Feldi Eboli, è entrato Gio Pedotti pronto a fare il suo ingresso per il Latina, invece Alessandro Aiello che ha rinnovato con il Latina fino al 2021. Bocao forza un po' il pallone, Bocao viene chiuso, cambio per Edu, buono stint di gara per il numero 27, se lo è portato da Cisternino di fatto mister Piero Basile. Occhio a Lion che da lì calcia sicuramente in porta sul secondo palo, non va a chiudere Bocao, tiro un po' strozzato da parte del numero 2 nativo di Fosto Iguassù, rimessa dal fondo affidata a Simone Chinchio. Antonito, Battistoni, Carlinhos, pressione a tutto campo adesso della Feldi, 1-2 che non si chiude, e allora ancora Lion, Romano,
Bocao, Romano, Pedotti, Arrieta. Romano prova a girarsi sulla pressione di Battistoni, è l'ultimo a toccare. La rimessa è in favore della Lynx Latina che, come detto, cerca i primi punti in stagione. Avvio veramente difficile per la squadra di Alfredo Paniccia, che si è trovato di fronte veramente tre mostri sacri. Se guardiamo i due calendari sono diametralmente opposti. L'Eboli ha incontrato il Maritime, poi incontra il Civitella e la Lazio, due neopromosse, una squadra che sicuramente la Lazio non ha costruito un roster per andare a competere per le alte sfere della classifica. Al contrario, il Latina ha incontrato Pesaro, a Questapone, oggi all'Eboli, incontri non proibitivi, questo soprattutto in particolar modo un incontro che deve, come abbiamo detto prima, portare qualche punto a casa a squadra della squadra laziale, però l'inizio sicuramente non è stato incoraggiante. Feldi Eboli che quest'oggi tra l'altro ha delle assenze veramente pesanti, non è della partita Cosico, 5 gol per lui in stagione, un problema alla caviglia arrivato dal match di Coppa della Divisione, valevole per il secondo turno di Coppa della Divisione contro il Real San Giuseppe. La Feldi ha vinto ma ha perso Cosico e ha acciaccato Frosolone che è in lista ma probabilmente non sarà della partita, e out anche Attilio Arillo, insomma tre assenze piuttosto pesanti per Basile. Sì, Arillo ha un problema un po' più complicato, lo terrà fuori ancora qualche tempo dai campi. Frosolone in infortunio durante la partita con la Lazio, se lo sta trascinando, è rientrato questa settimana, quindi sarà difficile vederlo in campo, credo, mentre Cosico era il giocatore più in forma, era in un momento d'oro, le testimoniano le 5 reti fatte finora. Prova ad andare via Arrieta, tocchio di Anas, la rimessa laterale è in favore della Feldi Eboli che rimane in avanti. Però nonostante tutto mette in campo un ottimo roster la squadra del presidente. Attenzione Antonito, il destro del numero 23 in tuffo Lion, calcio d'angolo in favore del Latina che ogni tanto punge con queste fiammate, è già la seconda volta. Dal corner Alessandro Aiello, il pallone fuori, Arrieta ci mette la zampa, altra rimessa in favore del Latina che torna indietro qualche metro, 5 minuti e 30 sul cronometro della prima frazione di gioco, sempre 0-0 al Pala Bianchini, Anas, Carlinhos, Aiello. Ora a metà campo la Feldi, prova a portare un po' di pressione, Carlinhos, Antonito bene, di tocco per Anas che ha visto già dall'altra parte la corsa di Aiello, il destro di Aiello, centrale, Lion non trattiene e poi Carlinhos spara sull'esterno della rete, altra ottima occasione per il Latina. Ma che bella azione costruita dal Latina con una palla alle spalle di Aiello che coraggiosamente è andato ad attaccare lo spazio, buona la conclusione, buonissima la coordinazione, Carlinhos va a prendere il tapin, la corta respinta da parte di Lion e mette la palla fuori, ma la struttura dell'azione è stata molto ben fatta e intelligente, anche qui l'Eboli senza pressare la palla si è messa in difficoltà con una palla alle spalle. Attenzione dall'altra parte, André, occasione che non trova assolutamente la porta, si è forse fatto male anche a una mano nell'occasione. Nel Latina abbiamo visto entrare Anas, giocatore spagnolo classe 92 di origini marocchine, ci ha subito stregato nelle prime giornate di campionato, giocatore di grandissima qualità. Un ottimo precampionato per lui, poi arriva il campionato italiano, certo. C'è tanta fisicità, c'è tanta tattica, quindi ha bisogno di entrare in questo campionato, gli serviranno alcune giornate anche dal punto di vista fisico, in particolar modo con l'Acqua Sapone che è una squadra dal punto di vista della struttura non solo tecnica ma anche fisica molto importante, ha faticato a stare dietro a quei ritmi. Occhio a Scigliano, fa riuscire fuori da Pedotti, il controllo del capitano della Feldi Eboli. André, pallone è uscito fuori in rimessa laterale, riagganciandomi al discorso di Anas, in settimana in Latina ha giocato il recupero della seconda giornata di campionato con l'Acqua e Sapone, ha perso 5-0 ma ha mostrato dei segnali di crescita notevoli, specialmente nel primo tempo, e se non fosse stato per un super Stefano Mammarella non so come sarebbe finita la partita. Occhio ancora al Latina, proprio Anas dentro ed uno non arriva, in ripartenza condotta da Kevin Arrieta, il mancino di Arrieta troppo chiuso sul secondo palo, rimessa dal fondo per il Latina. Ha preso una brutta ripartenza al Latina ma da una struttura di gioco ben fatta, anche in questa azione è stata pericolosa rispetto all'inizio della gara, adesso è l'Eboli a pressare meno la palla mentre il Latina si è messo a metà campo ed ha un po' corretto la situazione difensiva, è un po' la squadra campana a soffrire un po' di più dal punto di vista della difesa schierata. André, anticipo secco, poi Edu spara in avanti, c'è solo Lion che lancia lunghissimo con le mani, Edu spizza, calcio d'angolo, attenzione,
Si tocca il mento Edu. È franato veramente rovinosamente a terra l'ex giocatore del Cisternino sul rilancio di Lyon. Altra grande caratteristica del portiere brasiliano, che non solo è dotato di un tiro straordinario, ma ha questo rilancio teso che veramente è come fosse un assist in porta. Lo rivediamo, lancio in avanti, Edu frana a terra, sbatte il mento violentemente. Francesco Puma a bordo campo. Sì, perché mentre rivedevamo il replay, Basile ha parlato con Lyon, gli ha detto non cercare sempre questo pallonetto per andare a servire il pivot, ma a volte giocala anche corta. Calcio d'angolo ancora per il Latina. Pedotti spara via il pallone e adesso si prepara per l'effettuazione del corner. Il pallone alto per Fornari, il sinistro addosso a Battistoni, poi prova André Juan Carlos, il pallone diventa buono per Arrieta. Chinchio chiude la strada a Scigliano. Era Scigliano ovviamente, non Arrieta. 2 minuti e 46 alla metà di questa prima frazione di gioco, sempre 0-0, una bella partita, buoni ritmi qui però al Pala Bianchini. La conclusione di Pedotti, murata ancora da Edu. Scigliano, Pedotti, Scigliano in avanti da Jader Fornari. André, Scigliano, ancora Fornari che viene a girare palla in avanti, la palla arriva ad André Ferreira, preso da Anas, fuori da Gio Pedotti. Chiama il movimento di Scigliano. André, ora Fornari, si gira su Battistoni, la rimessa in favore della Feldi, la palla dentro Juan Carlos prima di Chinchio, un bel rischio, battuto veloce Fornari, ha sorpreso sicuramente la fase difensiva del Latina, è riuscita però a salvare con Juan Carlos. È stato capocannoniere Piccici della Liga due stagioni or sono, con 34 reti Juan Carlos. André in avanti per Fornari, prova a girarsi Fornari in un fazzoletto, spalle alla porta ancora con marchio di fabbrica, il tacco, prova a servire André Ferreira, c'è rimessa laterale in favore della Feldi che adesso è tornata a spingere forte. Fornari alto per Scigliano col mancino sul fondo. E qui mancava la correzione del battitore. Fornari infatti si sta disperando, perché era il giocatore che probabilmente da schema doveva andare a chiudere in questo momento su questo pallone. È mancato un compagno di squadra. Juan Carlos, che aggancio sublime, chiede una deviazione di Lyon che per l'arbitro non c'è, è rimessa dal fondo per la Feldi. Nel frattempo ha fatto il suo ingresso in campo Nunzio Frosolone, che evidentemente ha risolto qualche acciacco fisico che, come detto prima, si stava trascinando da un po' di tempo. Mentre non saranno della partita né Arrillo, attenzione a Carlinhos, diciamo, non saranno della partita né Arrillo né Carlinhos. 8 minuti spaccati sul cronometro di questa prima frazione di gioco, 0-0 al Pala Bianchini. Non è uscito perfettamente neanche Battistoni dalla partita con l'acqua e sapone, infatti nel pre-gara l'abbiamo visto con enorme fasciatura, era addirittura in dubbio, poi di questi quasi 10 minuti del primo tempo ne ha giocati 7, quindi presumiamo che poi stia bene. Juan Carlos ricicla questo pallone a metà campo, da lì può pensare a scagliare il sinistro, lo fa, alla palla termina altissima sopra la traversa, nessun problema per Lyon. Alle spalle del portiere della Feldi sono assiepati i tifosi del Latina, oggi hanno veramente un bel da fare con i colleghi della Feldi ora inquadrati. Bocao, André, pressione alta della Latina che costringe André a buttare giù il pallone da Chicchio. Carlinhos, Antonito, Carlinhos corto per Battistoni, circolazione lenta da parte del Latina, prova a mettersi proprio Battistoni, gira da Juan Carlos. Carlinhos, lungo, lontano, si muove Antonito, Battistoni, Juan Carlos continua a ricevere spalle alla porta. Carlinhos, Juan Carlos ora un po' di spazio per spingere in banda, taglio di Carlinhos, dall'altra parte la buona idea per Battistoni, cenno d'intesa del capitano della Latina, campione del mondo con l'Argentina di Diego Giustocci nel 2014.
tutto giusto in questa azione. L'Eboli aveva perso una marcatura partendo da Frosolone, da lì in poi hanno cercato di inseguire. Attenzione a Frosolone, tutto solo contro Chinchio, apre il destro, chiude troppo sul primo palo, nulla di fatto. Altra azione, zero pressione sul pallone, Carlignos si prende Frosolone alle spalle, deve stare attento a questa situazione, l'abbiamo visto dopo 15 secondi di partita, lo abbiamo rivisto anche adesso, graziato in questo caso da Frosolone che con un po' più di freddezza poteva concludere meglio. È una delle giocate migliori, marchio di fabbrica di Basile, quasi tutte le squadre abbiamo visto ripetersi questo tipo di gioco, è molto bravo nel strutturare questo, tutto nasce da una mancata pressione sulla palla. Basile, che qui a Latina conoscono molto bene, per lui 2 anni e mezzo sulla panchina nerazzurra, subentrò a Luca Giampaolo, il cui secondo era proprio Alfredo Paniccia. Questa è una curiosità di questo incontro. Paniccia quest'oggi ritrova d'avversario Piero Basile a distanza di qualche anno. Carlignos, Antonito, i fischi del pubblico della Feldi. Juan Carlos per Battistoni, preso da Frosolone, gira da Antonito. Sempre a metà campo il possesso della Latina. Ora prova ad andare Juan Carlos, ma il duello fisico con Bocao è veramente durissimo. Grande palla per Carlignos, chiude bene però Jader Fornari, poi va in scivolata a chiudere Sergio Romano. Fischio da parte del direttore di gara, punizione in favore del Latina per questo intervento di Romano, che è entrato forse più per la spinta di Fornari che per l'intervento di Romano. Sta di fatto che è calcio di punizione per il Latina. Francesco Puma. Altre indicazioni di Paniccia dalla panchina, ha detto secondo me la vogliamo tirare diretta ma è troppo angolata, meglio che facciamo qualche passaggio per andare poi a rete in un secondo momento a calciare. Vediamo allora quale sarà lo svolgimento di questo calcio di punizione. Primo fallo commesso dalla Feldi Eboli in questo incontro quando mancano 15 secondi alla metà della prima frazione di gioco. Adesso si andranno a fare dei blocchi o dei veli e da lì il battitore deciderà chi servire. Va Carlignos, un'indecisione, pallone per Battistoni, largo da Juan Carlos, perde l'inerzia però il Latina. Allora Juan, mamma mia la conclusione di Carlignos, quasi ci fa gridare al gol. Bel diagonale, non arriva di poco Lion. Juan Carlos, Carlignos, Battistoni, altra conclusione. C'è il tocco di Lion e c'è calcio d'angolo in favore del Latina. Partita che procede a sprazzi, Alessio. Un momento favorevole alla Feldi, un momento favorevole alla Latina. Adesso l'inerzia è nuovamente girata in favore dei padroni di casa. Sì, questo campo concede questo tipo di partite proprio per le dimensioni e per lo stare sempre in gioco il pallone. Ora è l'Eboli a sfruttare, la Latina a sfruttare un momento di calo l'intensità dell'Eboli, ma abbiamo visto che come lasci tempo e spazio ai giocatori di Basile riescono a essere pericolosi. Ancora Carlignos con la conclusione dalla distanza, stavolta murato da Jader Fornari. Battistoni, Antonito, dietro da Carlignos, pronto a fare il suo ingresso fra qualche istante anche lo Cicero, prodotto del vivaio della meta Catania. Attenzione alla battuta veloce e la conclusione di Bocao. Calcio d'angolo per la Feldi. Bocao dal corner, chiama il pallone a Rieta, ha capito tutto Battistoni che va a chiudere, poi Fornari, Romano, largo per Arrieta, il sinistro di Arrieta, c'è una deviazione credo e ci sarà altro calcio d'angolo nuovamente per la Feldi Eboli. Vola al cambio Juan Carlos, eccolo dietro lo Cicero, 2 gol della Latina quest'anno in campionato, 1 realizzato dallo Cicero nella sconfitta pesante 1-7 alla Pala Malfatti di Rieti. È entrato molto giovane ma uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano, un giocatore chiaramente molto giovane per questa categoria ma che ben ha fatto anche a livello di personalità nei minuti che l'ha messo in campo Paniccia, che... Attenzione a Fornari, c'è un contatto in mezzo all'area, fallo di Battistoni, stai finendo Alessio? Se da una parte Latina ha difficoltà comunque a entrare in questo campionato facendo punti, dall'altra ha un allenatore che ha il coraggio di far giocare giovani ragazzi di formazione del nostro vivaio, metterli in campo con minuti importanti. Spesso e volentieri sentiamo tanti proclami da questo punto di vista, poi pochi trasformano infatti quello che
quello che poi vorrebbero fare. Lui lo sta facendo bene, lo Cicero ne è testimonianza, sta giocando in campione Serie A con un ottimo minutaggio e lo sta ripagando anche con ottime prestazioni. Chinchio, eccolo qui lo Cicero. Edu, bene la chiusura della fascia di Sergio Romano. Abbiamo superato la metà di questa prima frazione di gioco da circa 40 secondi. Lungo il pallone per lo Cicero, che difende spalle alla porta, in mezzo a tre, lotta ma perde il pallone. E allora Bocao, Arrieta prova ad andare via in fascia, il mancino di Buenos Aires, ancora Arrieta, vince il pallo, conclusione stretta sul primo palo. Non deve intervenire Chinchio, rimessa dal fondo per il portiere che è tornato a Latina, lui nato e cresciuto qui a Latina, 8 anni in maglia nerazzurra con una parentesi alla Coggianco, nell'ultimo anno ha giocato con il Petrarca Padova. Il lancio di Battistoni, Romano chiude di testa, Bocao tocca ma male proprio per Romano che gli ha detto ma c'è André tutto solo, tirala dall'altra parte. Battistoni, si muove Edu, eccolo servito, arriva Arrieta, le finte del brasiliano, non passa. La scelta è giusta perché non c'erano coperture. Qualora Edu fosse riuscito a saltare il proprio avversario, si sarebbe trovato da solo davanti all'aio. Pescato lo scorso anno in Brasile dal DS del Cisternino Parrini. Attenzione all'Arrieta, Chinchio non riesce a trattenere sul missile dell'argentino. Prova a spingere il latino alla ripartenza. Centralmente bene Battistoni, va l'argentino. Il sinistro di Battistoni è un'altra finta. Si perde un po' nell'ennesimo tocco. E allora Arrieta lancia lungo per sorprendere Chinchio, che con un riflesso felino all'ultimo riesce ad alzare sopra la traversa. Calcio d'angolo per la Fel di Eboli sul tentativo a tutto campo di Arrieta. Lo rivediamo, Chinchio all'ultimo riesce a recuperare la posizione e poi frana all'interno della sua porta. Calcio d'angolo, se ne va ad occupare Gio Pedotti. Al secondo anno alla Fel di Eboli, Romano mette giù, chiede un fallo di mano in Latina che non c'è. Arrieta, si apre Lion a ricevere, gli lascia il campo in Latina, occhio che da lì Lion calcia in porta, Lion male però, e allora lo Cicero, attenzione al contrario che la porta è vuota, termina giù Lion, una confusione micidiale in mezzo al campo, alla fine rimessa laterale in favore della Feldi, occhio alle sortite di Lion in un senso e nell'altro. Lo ha conosciuto bene la Lazio lo scorso anno, 9 gol sì, ma tante situazioni in cui poi non è stato così produttivo. Quest'anno il portiere di movimento non sta regalando grandi gioie alle squadre che l'hanno utilizzato. Sono 4 gol realizzati fin qui in stagione col portiere di movimento, ben 10 quelli subiti, più del doppio Alessio. Si sta lavorando sotto tutti e due gli aspetti da questo punto di vista, ma soprattutto le difese sono migliorate tanto. Attenzione a Pedotti, si è alzato anche tasso agonistico della sfida Alessio. Sì, e per quanto, tornando al discorso sul portiamento, per quanto giochi con un giocatore in più, ma se lo fai è perché devi rimontare una partita. Attenzione, André Ferreira non arriva nella deviazione, c'è l'ultimo tocco da parte di un giocatore del Latina, credo Edu, si è salvata la squadra di Paniccia, era tutto solo sul secondo palo, ancora una volta, è già la quarta in partita. André alza un altro campanile, prova addirittura al volo arrivare a Arrieta, tiene il pallone in campo, poi Pedotti sotto porta non riesce ad arrivare di testa, pallone troppo alto che si spegne dall'altra parte del campo. E rispetto all'ultima azione Latina, una delle cose che assolutamente deve rivedere è la difesa sulle palle da fermo. In queste gare ha pagato tantissimo in queste situazioni, da calcio d'angolo, fallo laterale vicino alla porta, spesso e volentieri ha regalato anche dei gol alle avversarie. Rieti a quel sapone su tutto. Arrieta chiama lo schema, arriva Romano che tira e porta Chinchio sulla bella conclusione da parte di Sergio Romano. Francesco Puma, sì, perché il Latina ha appena chiesto il time out e allora il prossimo possesso in favore dei Pontini. Paniccia potrà sfruttare il minuto di sospensione, la palla dentro per Arrieta, fuori da Pedotti che carica il destro, dritto per dritto gli parte, la conclusione sul fondo, time out per il Latina e andiamo proprio sulla panchina dei Pontini con Francesco Puma a sentire cosa ci dirà Alfredo Paniccia. Ci siamo abbassati troppo, dobbiamo mantenere più alta la pressione sulla palla, non ci dobbiamo abbassare. In fase di costruzione purtroppo non prendono questa palla alle spalle, quindi se scappo dobbiamo buttare uno corto e uno lungo, dobbiamo almeno alternare, vado, freno e ritorno perché altrimenti ci vengono dietro.
e quando c'è Wanky dobbiamo essere bravi ad avere la pazienza di imbucare quando si aprono. Centralmente lo spazio c'è, ma non sempre, perché ci esponiamo a contropiedi. Ragazzi, teniamo più alta la pressione sulla palla, continuiamo a difendere la zona sui calci d'angolo, ti devi staccare un po' di più, dobbiamo guadagnare metri in prima linea. Forza. Un time out molto lucido, ha toccato tutto, la fase di possesso, la fase di non possesso, anche qualche rettifica sulla difesa di calcio d'angolo dove ha visto un pericolo nell'azione precedente. Quello che chiede maggiormente è una pressione alta, una pressione forte. Lui sa bene, lo ha visto, che quando è mancata la pressione sono nati anche i pericoli per la propria squadra. In fase di possesso chiedeva più appoggio su Juan Carlos, quindi appena c'è la possibilità che si apre la traiettoria di passaggio, questo è un po' quello che ha detto in questo time out, puntualizzando anche sul fatto che penso che abbiano preparato qualcosa su qualche pallone alle spalle, lì Basile non lo concede e allora qualche rettifica da questo punto di vista. Si riparte a giocare dopo il minuto di sospensione chiamato dalla Latina. André Scigliano, Pedotti e Arrieta, questo è il quartetto senza pivot scelto da Basile in questo momento. Gira a 4 la squadra salernitana, chiude Juan Carlos, il pallone arriva a Battistoni, scontro durissimo in mezzo al campo, scoppiano il pallone letteralmente Pedotti e Battistoni che poi si danno il 5. Rimessa laterale in favore della Feldi. Se ne va ad occupare Arrieta, si muove Scigliano, occhio al suo sinistro, cercato alto proprio Scigliano, non riesce ad agganciare. Tante le soluzioni cercate dalla Feldi in questo avvio, proprio su palla da fermo, su queste rimesse laterali che sono di fatto come dei calci di punizione. Calcio a Battistoni, ma addosso ad André, la rimessa è per la Feldi, l'ultimo tocco proprio del capitano del Latina. Pedotti, Arrieta, André Ferreira, Arrieta, Pedotti, André, Scigliano, largo per Pedotti, su di lui Edu, cambio di lato per Kevin Arrieta, gioco di sponda con André, imboccata per Scigliano che fronteggia Edu, ricomincia indietro nuovamente da André Ferreira, sempre Scigliano in isolamento contro Edu che gli va a toccare il pallone, gli sporca il possesso. E con questo possesso l'Ebu ha guadagnato campo, dalla propria metà campo è arrivata fino a quasi ai 10 metri del Latina. Questo non vuole Paniccia, vuole che ci sia pressione forte per ricacciare via gli attacchi dell'Ebu. Prova ad andare via in banda, Pedotti tiene il pallone in campo, mette in mezzo, tocco di Carligno, scalcio d'angolo ancora per la Feldi Eboli quando mancano 6 minuti all'intervallo. Siamo ancora 0-0, ma una bella partita qui al Pala Bianchini. Abbiamo ricordato in precedenza i due precedenti tra Latina e Feldi Eboli, 3-3 entrambe le volte, due segno X anche in questo momento, ma la partita ancora lunghissima. Calcio d'angolo per la Feldi, Pedotti fuori da Arrieta, occhio al suo sinistro, buona la conclusione, riparte la Latina, viene chiuso Edu, poi ci pensa Juan Carlos a ripulire il possesso, ricomincia all'indietro da Carlinhos. Battistoni, palla alle spalle di Andrei proprio per Carlinhos, destro a incrociare, termina addirittura fuori, rimessa fuori dall'altra parte del campo. Buona però la costruzione dell'azione della Latina in questa occasione. Palla meravigliosa da parte di Battistoni, bravo Carlinhos a attaccare con lo spazio, ma poi pallone con il contagocce. Pedotti, André, la frenata per ricevere il pallone, calcia col sinistro, respinge ancora Chinchio, altra rimessa laterale. Rivediamo la conclusione mancina di André Ferreira, Chinchio va a respingere proprio all'altezza del corner. La battuta, il movimento di Arrieta a calciare, Murato nuovamente, ha aggiustato qualcosa Paniccia proprio sulla difesa zona di queste situazioni, sono già 2-3 volte che funziona meglio. Ha chiesto in particolar modo a Chinchio di rimanere più alto per permettere tutta la difesa di alzarsi e quindi andare prima a contrastare i tiri. Francesco Poma a bordo campo. E mi ricollego a quello che stava dicendo Alessio, ha anche detto dobbiamo mettere pressione forte perché ci stanno schiacciando troppo. Battistoni, Edu, siamo per entrare nell'ultimo quarto di questa prima frazione di gioco. Edu, taglio forte di Battistoni che passa su Scigliano, la finta di Battistoni, un tuffo, Lion tocca, no, rimessa dal fondo,
altra iniziativa del capitano del Latina, giocatore straordinario. Comunque Battistoni ha avuto una crescita nel corso degli anni veramente incredibile. Il campione del mondo non a caso, ha un cuore enorme, oggi gioca in condizioni non perfette, ma non lo dà a vedere, ha giocato un minutaggio altissimo nelle scelte tecniche. Occhio a Romano, scusa Alessio se intervengo. È andato in sul secondo palo Scigliano, non è riuscito ad arrivare sul taglio di Sergio Romano. Stai concludendo. Nelle scelte tecniche e anche nelle esecuzioni dal punto di vista pro del gesto sta sempre dimostrando di essere un giocatore straordinario. Edu è tornato a Iello sul terreno di gioco, pupillo di Lorenzo Nitti, se lo è portato con sé all'Acque Sapone, poi qui a Latina è rinnovato, l'abbiamo ricordato in precedenza, fino al 2021 con la maglia nerazzurra. Lui che lo scorso anno è stato assoluto trascinatore dell'Under 19 del Latina, portandola al più grande risultato della storia della squadra Under 19 del Latina, tra le migliori 8 squadre d'Italia. Fornari, Romano, Boccao, spalle alla porta, cade per terra Juan Carlos, la finta di Boccao, chiude però bene lo spagnolo. Hai detto bene, Aiello insieme allo Cicelo che è entrato in precedenza, a Palmeggiani che ancora non ha visto campo ma che sta giocando in questo campionato, sono giocatori di assoluto interesse, convocato anche quest'anno dalla Nazionale Maggiore nella passata stagione nella Nazionale Sperimentale, quindi è un giocatore che è attenzionato anche per le squadre nazionali. Antonito, Edu, in banda, eccolo qui Alessandro Aiello, cambio di lato per Juan Carlos, punta Boccao in isolamento, prova a passare ma Boccao è un muro, poi però appoggia male all'indietro da Lion, concedendo un calcio d'angolo a Latina. Torna in campo Battistoni, giusto il tempo di riposare 30 secondi, di bere un sorso d'acqua, e viene ributtato nella mischia, imprescindibile per il Latina Daniel Gerardo Battistoni. Matteo, per Juan Carlos la vita è difficile, c'è Boccao, se esce Boccao entra Pedotti, mi rendo conto che un'intera gara con due ultimi così dal punto di vista fisico è stressante, devi tirare fuori un guizzo se vuoi ottenere qualcosa di importante. Batte male Antonito, allora recupera palla Fornari, prova a spingere la ripartenza in banda cercando Boccao, trova solo Alfredo Paniccia lungo la panchina del Latina, la rimessa è in favore dei nerazzurri, esce al cambio Juan Carlos stremato. Francesco, di cui Fornari se l'è presa con Paniccia perché ha di fatto interrotto un'azione, ma Paniccia sta dicendo a Fornari la palla era uscita fuori d'un metro, quindi non ha fatto nulla di male. Si riparte con una rimessa dal fondo affidata al Lion, ma c'è time out e allora ce ne andiamo sulla panchina della Fel di Eboli. Oh, due cose soltanto. Ci siete? Oh! Quando giochiamo senza giare giochiamo in quattro. Il primo che sta con Owanki, tocco, non fate subito tocco e via, tocco, arresto, ricevete di nuovo e poi dovete andare lunghi, fatelo lavorare sopra. Oh, però la palla che mettiamo sopra deve andare o lui o fuori, perché sennò prendiamo contropiede. Chiaro, poi oh, quando mettiamo la palla giade, la palla entra giade, alcune volte la palla entra giade, tocco, entriamo dall'altro posto, non facciamo sempre il giro da dietro. Oh, in difesa, fase difensiva, non possiamo farci trovare a tre quarti campo. Se decidete di pressare come stiamo facendo, pressiamo, palla a terra pressiamo, se no metà campo e lì aspettiamo il momento. Ci siamo fatti trovare due o tre volte a tre quarti dove non sappiamo se andare e tornare, o metà e anche qui qualcosa dal punto di vista tattico nella fase di possesso e di non possesso, in particolar modo i due modi di giocare quando sono in possesso di palla, quando c'è Fornari o quando non c'è Fornari, in tre, quindi con il pivot che è Jader a dare riferimento, o in quattro, e ha dato un'indicazione che era quella di scappare, quindi di prendere alle spalle. Eccola qui la palla alle spalle, spizza di testa Fornari, Kinchon neanche riesce ad arrivare, grande occasione qui per la Feldi direttamente dal rilancio di Lion. Ha dato un'indicazione su Juan Carlos, correre alle spalle, quindi far correre quel tipo di giocatore che è un po' pericolo nel difendere. Romano va a chiudere in scivolata su Anas, tiene il pallone in campo Aiello, no, la rimessa laterale è sempre per il Latina. Antonito, Aiello, Battistoni, 3 minuti e 40 all'intervallo, Anas, altra palla alta per Antonito che cerca una sponda improbabile, allora Boccao per Fornari, nulla di fatto, non è entrato perfettamente nella partita Fornari, forse sta soffrendo anche un inizio di campionato nel quale gli è mancato l'elemento fondamentale, il gol.
Sì, son giocatori che vivono di questo, quindi non trovare la rete crea un po' di nervosismo. Attenzione a Danas! Sul primo palo Lion va a chiudere, altra puntura del Latina, Francesco Puma a bordo campo. Altra indicazione di Paniccia, questa volta da Aiello, vieni a giocare tra le linee perché c'è molto spazio. Danas fuori da Battistoni, sbuccia l'arancia a Battistoni letteralmente, poi caccia il pallone fuori sulle tribune del Pala Bianchini. Continua incessante con i cambi Piero Basile sulla sua panchina. Lion mette dentro da Fornari, preso da Antonito. Romano, Bocao per Fornari, fa buona guardia Antonito, l'ultimo tocco è del giocatore di Casciador. La rimessa laterale è per il Latina. Anas, buona palla per Aiello, pressione forte di Romano, che questo è veramente un maestro, si è mangiato letteralmente lo spazio fra sé e Aiello. Una delle migliori caratteristiche di Sergio Romano sono i tempi di pressione quando non è in possesso, è un giocatore tatticamente utilissimo, indispensabile nel pre-gara a Basile, ne lodava inaspettatamente le qualità nonostante. Attenzione a Lion, Chinchio in qualche modo, un missile di Lion a impegnare Simone Chinchio che poi esulta per la parata. Credo su una deviazione di Fornari che stava cercando un gol acrobatico, è stato bravissimo Chinchio a rimanere freddo, a respingere tutto. Quei palloni di Lion basta veramente spizzarli di un niente che diventano quasi imprendibili. È stato bravissimo Chinchio nell'occasione. Romano dentro da Fornari, va a rimorchio ancora Romano, si gira Fornari. Battistoni è un muro. Lion sale palla al piede. Bocao. Fornari. Romano, 2 minuti e mezzo all'intervallo. Fornari si muove dall'altra parte, Andrei l'ha visto Fornari, straordinaria palla di Jader Fornari per il movimento di André Ferreira alle spalle della difesa del Latina. Conclusione del gol sinistro, la rivediamo di contropasso, la strozza troppo. Ed è la terza o la quarta che vediamo in questa partita, che è sì una giocata ricercata spesso dal tecnico della squadra campana, però bisogna trovare degli accorgimenti. Il primo su tutti sia prestare la palla, l'altra è comunque seguire l'uomo e non farselo trovare alle spalle. Impreciso qui Carlinhos, tocca male per Anas, rimessa laterale nuovamente in favore della Fel di Eboli, se ne va ad occupare Sergio Romano. André Bocao, si fa vedere Fornari, corto nuovamente da Bocao, giocata a due tra giocatori brasiliani. André Fornari, taglio forte di André, eccolo servito, rimane Franco Bollato, a lui Battistoni, allora torna indietro da Lion e sale palla al piede, arriva fino a metà campo, tocca corto da Romano. Lion, Romano, una sorta di portiere di movimento, abbozzato con l'uscita di Lion che adesso calcia in porta. Mamma mia, che brivido, un missile di Lion. Chinchio è volato, lo rivediamo a toccare, forse palo anche, impercettibile la deviazione di Chinchio, gli arbitri l'hanno vista, calcio d'angolo, un missile di Lion. E l'abbiamo visto disperarsi perché per Lion da quella posizione con quei tempi è quasi un calcio di rigore. André ancora solo in area di rigore, se l'era perso nuovamente in Latina, non trova però la coordinazione giusta, lo rivediamo ancora una volta, il destro di Lion, vediamo il tuffo di Chinchio che tocca sì e devia sul palo, miracolo qui di Simone Chinchio. Lancia in avanti per Juan Carlos che si libera bene, ma arriva il fischio arbitrale, si è arrangiato oltre i limiti del consentito. E se vogliamo a 1:30 dalla fine del primo tempo è il primo fallo del Latina. Questa la dice anche un po' lunga su quanta pressione e quanta intensità è riuscita a tenere per tutto il primo tempo senza mai commettere fallo. Battistoni, 90 secondi all'intervallo. Carlinhos che arriva dalla Jaén di Spagna, formazione che ha fra le sue fila tantissimi ex giocatori del campionato italiano, Giasson, Brandi, Maurizio che tu hai allenato, Ramon.
e Spinzola in porta. È una piccola succursale del nostro campionato, e tra altre cose sta disputando un ottimo campionato, la dice lunga sulla qualità dei giocatori che comunque escono dalla Serie A. A proposito di qualità, ecco Jader Fornari andare via in banda a mettere dentro, arriva a chiudere Carlinhos, c'è deviazione, c'è ancora corner, rivediamolo dal calcio d'angolo. Bocao, palla dentro per Fornari, nulla di fatto, c'è la deviazione della prima linea formata da Anas e Juan Carlos. Taglio di Arrieta che arriva lì proprio sul buco della difesa del Latina. Alessio, sono scelte quando decidi di difendere a zona, da qualche parte devi lasciare, in questo caso è sembrato voler sacrificare una palla alle spalle rispetto che a un tiro alto, che è un po' la scelta che sta facendo l'Eboli da tutto l'inizio del primo tempo. Un pallone alle spalle spesso per Fornari, in questo caso era per Arrieta. Juan Carlos ha veramente un bel da fare con Bocao, un duello durissimo, secondo fallo consecutivo del pivot spagnolo su Wesley Bocao. Punizione in favore della Fel di Eboli quando mancano un minuto e sei secondi al termine della prima frazione di gioco. 0-0 punteggio, identica anche la situazione di falli, due per parte. Asciugato il parquet del Palla Bianchini sulla scivolata a terra di Bocao, si riparte con il calcio di punizione in favore della Feldi. Arrieta, Bocao, André Ferreira, Bocao, André, dentro, deviazione di Anas che ha negato l'imbucata da André Ferreira. Feldi che rimane in forcing offensivo quando siamo entrati nell'ultimo minuto, nell'ultimo giro di lancette di questo primo tempo al Palla Bianchini, sempre 0-0. Momento delicatissimo dell'incontro, questo dei secondi finali della prima frazione di gioco. Carlinhos si riesce a chiudere, salta Juan Carlos, pallone buono per André, dietro da Bocao, pressione di Anas, arriva lungo la banda, Bocao benissimo di prima intenzione, la veloce cercando Fornari che termina giù, rimessa laterale ancora per la Feldi che finisce tutta gettata in avanti, chiama lo schema Bocao che poi si allarga. Arrieta cerca il movimento di André, va direttamente da Bocao che allora si appoggia lì dietro da Lyon, abbozzo di power play della Feldi, il pallone per Arrieta in angolo da Fornari, occhio che Arrieta lascia dietro a Lyon che non può controllare, infatti era oltre la metà campo, la ripunizione è in favore del Latina. Qui Battistoni se la va a prendere con Lyon che si stava trascinando via il pallone, cartellino giallo sia per Battistoni che per Lyon. E la decisione è giustissima, esagerato il tentativo di Battistoni di andare a recuperare il pallone, ma sicuramente il gesto antisportivo da parte di Lyon nel cercare di ritardare la ripresa del gioco da parte del Latina. Lo rivediamo, una furbata di Lyon che stava portando via il pallone alla chetichella, è arrivato Battistoni che voleva battere subito approfittando proprio della porta vuota. Fallo, credo, commesso da in precedenza al centrocampo, quindi punizione per il Latina e doppio cartellino giallo. Lyon fa ostruzionismo, poi ammonito Battistoni. Punizione di secondo ovviamente sul portiere in movimento tentato dal Latina. 32 secondi e 50 centesimi alla fine del primo tempo. Il fallo non si va a accumulare. Juan Carlos, arriva Anas, il pallone per Carlinhos. Dalla distanza spara Battistoni col sinistro. Nessun problema per Lyon. Sacoman de Freitas. Tra i due ci ha rimesso sicuramente Battistoni che dovrà disputare tutto il secondo tempo e sappiamo con quale minutaggio, con un cartellino giallo sulle spalle, sicuramente ne comprometterà l'andamento della partita. Rilancio lungo di Lyon, Carlinhos sale di testa anticipando Fornari che aveva già visto il compagno sul rimorchio. Calcio d'angolo. Altro corner. Bocao fuori per Jader Fornari. Altra strepitosa conclusione volante di Fornari che ci ha abituato a questi gesti tecnici. Lo scorso anno la sua sforbiciata ha fatto veramente il giro del mondo. C'era il tocco di Chicchio, era calcio d'angolo per la Feldi, non l'ha visto il direttore di gara.
Carlinhos, 10 secondi all'intervallo. Juan Carlos alza il pallone per Carlinhos. Fornari chiude di testa, può spingere a Rieta, largo per Bocao di testa, sponda all'indietro Saggia di Juan Carlos, lancio di Chicchio, Battistoni, 3 secondi alla fine, calcio d'angolo, c'è un'ultima chance per il Latina. Uno! Carlinhos! Uno! Uno! 2 secondi e 34 centesimi al suono della sirena dell'intervallo, calcio d'angolo per il Latina. Un Lion che credo stia chiedendo al direttore di gara di far asciugare l'area di rigore. Mentre il direttore di gara se la va a prendere con Battistoni, che continua a protestare. Credo che stia chiedendo al capitano di far smettere alla tifoseria di... di attingere al Lion, credo. Di certo non un bellissimo gesto che sicuramente possiamo stigmatizzare, se effettivamente è così. Calcio d'angolo di Juan Carlos, dentro per Carlinhos, che non arriva. Mancano 98 centesimi, credo che il primo tempo si andrà a chiudere così sullo 0-0. Vediamo se Andrei tenta un'ultima sortita in avanti. Tocca invece corto per Arrieta, che calcia sul fondo. Primo tempo si chiude 0-0 tra il Latina e la Fel di Empoli. È stata una prima frazione veramente molto molto combattuta, Alessio, tosta. Pareggio giusto, tutte e due le squadre hanno avuto delle occasioni, l'Eboli è partita meglio, poi il Latina ha registrato un pochettino la pressione sulla palla e da lì sostanzialmente c'è stato dell'equilibrio, qualcosa in più da parte dell'Eboli, però direi che il pareggio in questo momento è giusto. Con questo punto il Latina potrebbe finalmente smuovere la sua classifica, grande protagonista di questo primo tempo è stato Simone Chicchio, decisivo in almeno un paio di occasioni. Lo sentiamo nella flash con Francesco Puma. Eh sì Simone, siete partiti bene, poi siete andati incalando, tu hai fatto gli straordinari, 3 parate bellissime, una in particolare su Fornari che ti ha anche dato il 5 e si è complimentato con te. Sì, è stata una parata istintiva, siamo partiti bene, logicamente dobbiamo dosare le forze, negli ultimi 10 giorni abbiamo giocato 4 partite, dobbiamo tenere alta la concentrazione e il ritmo e portare la gara fino alla fine così e la dobbiamo vincere. Grazie Matteo. Ce ne andiamo in pausa al Palla Bianchini, 0-0 all'intervallo. L'altra volta io mi stavo a toppare lì in camera, mi stavo a scappare. Sì. 3 minuti, ok. 3:50. Ok, facciamo 3. Sì, grazie. Sì, guarda, anche perché in interviste non vedo più il presidente, quindi mi sa che è andato via e andiamo lunghi con gli highlights. Facciamo 3 minuti, pausa di nuovo e poi rientriamo. Pausa di nuovo e poi rientriamo. Una decina di minuti totali. Dopo la...
Ok. Ok. Siamo nell'intervallo al Pala Bianchini fra il Latina e la Fel di Eboli, 0-0 dopo la prima frazione di gioco. Alessio Musti, è stato un primo tempo molto divertente, tante occasioni, ma il punteggio non si è sbloccato. Manca solo il gol, diciamo, perché alla fine le occasioni ci sono state, bravissimo sia Chinchio che Lion in alcune occasioni. Tatticamente le squadre stanno dimostrando di essere organizzate, non c'era bisogno certo questa gara per Basile, per Paniccia è la riprova che stiamo vedendo, un tecnico emergente, esordiente in questa categoria, ma che ha le idee chiare su come dare un'organizzazione a questa squadra, che come dicevamo prima mette in campo tanti giovani, anche giocatori al primo anno in questa categoria, e ovviamente ha bisogno di un periodo di rodaggio importante. Nel frattempo stiamo rivedendo le immagini salienti della prima frazione di gioco con una Feldi che è riuscita a creare delle occasioni, specialmente con le palle da fermo, in due occasioni molto bene Chinchio, dall'altra parte Lion è stato punzecchiato un paio di volte, l'abbiamo appena rivista, questa di Carlinhos molto, molto importante, i portieri in questo momento hanno fatto la differenza, bravo Chinchio in due occasioni e Lion dall'altra parte a rispondere sempre presente. Bravi due portieri, benissimo Battistoni nel Latina, e l'Eboli in generale si sta dimostrando di essere una squadra che dal punto di vista corale sa tenere bene il campo, diverse le giocate alle spalle che hanno messo in difficoltà Latina, come questa che stiamo vedendo in questo momento, e la struttura di gioco dell'Eboli è una struttura di squadra, lo vediamo non a caso se ancora non è arrivato al gol Fornari, proprio perché tanti giocatori sono arrivati a realizzare in questa stagione, arriverà anche il momento per Fornari, però è a testimonianza che è un gioco di squadra molto importante quello di Basile. Fornari che è stato letteralmente bloccato in un paio di occasioni da Chinchio, che qui in questa occasione si è salvato sul tiro a tutto campo di Kevin Arrieta all'intervallo. Siamo 0-0, ci sentiamo fra qualche minuto con l'inizio del secondo tempo fra il Latina e la Fel di Eboli. Nel frattempo finiamo di vedere le occasioni della prima frazione di gioco. Qui Juan Carlos che ha servito Carlinho, lo scambio in avanti, il lancio di Battistoni splendido per Carlinhos che è andato a incrociare, non riuscendo assolutamente a trovare un impatto pulito con il pallone. Altra giocata di Fornari che sta veramente litigando con il gol in questo inizio di stagione, la spizzata di testa e la palla che è terminata sul fondo. Qui, se non ricordo male, arriva il destro potentissimo di Lion, il volo di Chinchio che è aiutato anche dal palo annegato alla Feldi, il gol dell'1-0, lo rivediamo ancora una volta, destro potente del numero 2 nativo di Foz do Iguaçu, e il Latina che ha risposto nel finale con il tiro di Battistoni all'intervallo 0-0, pausa. Grazie. Devia invece è Devia. Due minuti e 30. Siamo sul giocatore.
Quanto sta l'acqua e sapone? Chicco? Matto? Il matto? Ah, il matto Miracolo, la pipa. Per me la pipa. Grazie. Fatto bene. Come si vedeva inquadrato? Poco. Le tre quarti. Che? Che? Vabbè, che ti si vede a te sì. Bravo il cameraman, bravissimo. Ride sotto i baffi, eh. 40. Che bello. Risultato esatto. Quanto finisce? Io pure sono senza. Tutto pronto al Pala Bianchini di Latina per l'inizio del secondo tempo fra la Lynx Latina e la Fel di Eboli. Si riparte dallo 0-0 della prima frazione di gioco. Alessio Musti, impostazione cronaca, che secondo tempo dobbiamo aspettarci? Sulla falsa riga del primo dobbiamo vedere quanto il Latina avrà la forza e l'intensità di tenere lontana dalla propria porta l'Eboli, che sicuramente aumenterà, o comunque Basile presumo che gli abbia chiesto più intensità nella fase di possesso e di non possesso la prima squadra, è quello che è mancato un po' in questo primo tempo. È ripartito con Lion fra i pali, Arrieta, Pedotti, Romano e André Ferreira la Fel di Eboli. Il Latina risponde con Chinchio, Battistoni, Carlinhos, Anas e Juan Carlos. Rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Carlinhos, Battistoni, mezza alle linee, bene per Anas. Fuori nuovamente da Gerardo Battistoni. Carlinhos. Pressione di Romano. Anas. Gira da Juan Carlos. Battistoni, c'è un fallo fischiato a Gio Pedotti, che approda a contenere Juan Carlos. Cliente scomodo comunque anche lo stesso Juan Carlos, che ha avuto sì vita difficile con Boca Pedotti, ma non è che sia facilissimo da marcare con quella mole che si porta presso. Si è presentato con un ruolino di tutto rispetto, si è anche presentato con qualche chilo di troppo, quindi ci vorrà qualche settimana per vederlo in forma. Sicuramente quando sarà in forma sarà un cliente scomodo per quasi tutti difensori di questo campionato. Lion dalla distanza, si mette Carlinhos fra il pallone e la porta. Pedotti, Arrieta, Romano, Gio Pedotti, André Ferreira col tacco, rischia il pallone in qualche modo in secondo tempo, arriva Pedotti che ha visto sul secondo pallo Arrieta, decide di ricominciare all'indietro da Sergio Romano. Pedotti, Romano, Arrieta, André Ferreira in isolamento con Carlinhos, va da Romano che termina a terra, tutto regolare. Chinchio butta lontano il pallone dove c'è solo Lion, si prende un mezzo rischio ma con una sapienza tecnica che gli è propria riesce a liberarsi della pressione di Juan Carlos. Pedotti, Romano, ancora Pedotti, Arrieta con pazienza alla Fel di Eboli. Pedotti, Arrieta, ricomincia da André, ora sale qualche passo in pressione in Latina. Arrieta,
Bella imbucata per Pedotti, ottimo l'anticipo di Juan Carlos, grande controllo di Battistoni che si lancia in uno contro uno con Romano. Due lottatori veri. Alla fine Romano in scivolata riesce ad allungare la traiettoria del pallone dell'argentino. Sfortunato Battistoni, ha trovato il cliente peggiore per andare a cercare questa azione, che è Sergio Romano, che non ti molla un centimetro. Occhio a Juan Carlos, spalle alla porta, doppia sovrapposizione, il pallone fuori per Battistoni. Carlinhos non ha appoggi, deve ricominciare, aggiusta le spaziature il Latina. Juan Carlos dietro, un po' macchinoso nell'occasione, tocca a Rieta, possesso che rimane in favore della squadra di Alfredo Paniccia. Carlinhos, Anas, Battistoni dentro, in ritardo Anas, nulla di fatto, 2 minuti e mezzo della ripresa, sempre 0-0. Ti chiedo Alessio, è una partita che può essere sbloccata a questo punto dal più classico degli episodi, tanti gol su palle da fermo in questo avvio di stagione, addirittura il 25% in questo inizio di campionato sono arrivati da palla da fermo, un aspetto che viene sempre maggiormente curato da parte degli allenatori. Una cosa in grandissima crescita, se teniamo conto che queste statistiche sono impressionanti anche nel calcio, quindi immaginiamoci nel calcio a 5 dove il campo ridotto si fa di un calcio di punizione o di un calcio d'angolo una vera e propria occasione da gol. Brave anche le due squadre nello sfruttarlo, devo dire, però è una partita molto tesa soprattutto per il Lynx Latina, che deve muovere la classifica, quindi man mano che si avvicinerà alla fine della gara ci sarà un aumento della tensione e lì sarà veramente un dettaglio a spostare l'inerzia di questo match. Rimessa laterale in favore della Feldi. André Arrieta, cambio di lato per Pedotti, dietro da Lyon, partito Arrieta, accena all'uscita Chicchio che poi ritorna indietro, Arrieta riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo, ma Edu bravissimo da terra per recuperarlo ancora e nel ricacciare all'indietro la Feldi Eboli, che è stato molto abile l'ex giocatore del Cisternino. Nel frattempo Lyon sbaglia il rilancio per Romano, che comunque applaude il compagno. Edu Lo Cicero, primo ingresso nel secondo tempo, lo abbiamo visto un brevissimo spezzone anche nella prima frazione di gioco. Anas in banda, punta Pedotti, ricomincia all'indietro da Battistoni, ecco Francesco Lo Cicero, Battistoni, Anas, bella giocata a Battistoni, però il Feldi è sempre ben piazzata, non si fa trovare mai scoperta. Allora il Latina prova ad aumentare i giri del proprio possesso palla. Battistoni, Anas, grande giocata di classe su Sergio Romano, parte lo spagnolo di origini marocchine, in mezzo alla linea per Edu che poi sbaglia, il comodo appoggio per Lo Cicero. Fuori Pedotti, torna Bocao nelle fila della Feldi. Romano, Lyon, scavetto in avanti, mette giù di petto Bocao, il pallone per André Chicchio sulla conclusione centrale di André Ferrera, grande costruzione dell'azione da parte della Feldi Eboli. Bravissimo, bravissimo soprattutto André Ferrera, è un giocatore che spesso vediamo fare minutaggi importanti come già sta facendo oggi, ma di un'intelligenza tattica fuori dal comune. Anche in questo caso si è andato a smarcare nella maniera corretta, a ricevere il pallone, a concludere in maniera sì centrale, bravo Kink a rimanere fermo, ma bravissima la combinazione a due tra Bocava e Ferrera. Si riparte con una rimessa dal fondo in favore del Latina, sono dati via 4 minuti e mezzo della prima frazione, della seconda frazione di gioco, sempre 0-0. Edu Antonito, ancora Edu Cangusso, Battistoni, Lo Cicero, Battistoni, Antonito, cambio di lato, nuovamente Lo Cicero, Battistoni, in isolamento contro André, lo punta, poi ricomincia da Edu, si rifà vedere Battistoni, impreciso l'appoggio di Edu. Pallone regalato alla Feldi Eboli. Fornari, spalle alla porta, contro Lo Cicero, si gira, Cicero tiene anche fisicamente, trova corto Edu,
Ruggero, classe 2001, 17 anni, ha una presenza fisica veramente notevole. Che gli è valso durante il corso del settore giovanile un gap rispetto ai coetanei davvero impressionante. Ma anche la personalità in questo caso non solo va a vincere il contrasto, ma tiene botta anche nelle scelte tecniche e negli smarcamenti e nei movimenti senza palla. Termina giù e tutto regolare. Boccao. Fornari. André, pronto Cigliano al cambio. Fornari isolato contro lo Cicero. Romano dentro ancora da Fornari, occhio al mismatch. Fornari, bravissimo nel recupero. Battistoni, Antonito. Romano chiede il cambio alla panchina del Feldi, si lamenta a sua volta per un cambio non proprio perfetto da parte del Latina. Il grande rischio su Battistoni, che se gli venisse contestato il cambio scorretto rischierebbe la seconda ammonizione. Fuori Romano, torna dentro Kevin Arrieta e Paniccia ributta nella mischia anche Aiello. Cigliano, Arrieta, Boccao, Valex Acquasapone. A proposito dell'Acquasapone, sta stravincendo il match serale con la Meda Catania, era avanti 6-0 contro la formazione siciliana e dunque la squadra di Tino Perez si appresta a restare a punteggio pieno dopo un tour de force nel match di martedì. Vittoria qui al Palabianchini contro il Latina 5-0, sta maturando un altro clean sheet, 6-0 sempre fuori casa, incredibile. Arrieta, Boccao, pallone termina out, ultimo tocco del giocatore del Latina. Allora Marco Scigliano, rispetto all'azione di qualche minuto fa eviterei un mismatch Fornari lo Cicero, ma non per altro, ma per l'esperienza di Fornari, che se si dovesse trovare a 6 metri dalla porta con un marcatore poco esperto metterebbe in difficoltà tutta la difesa pontina. Ed è pronto a entrare sulla panchina del Latina anche Mattia Cretella, altro prodotto interessantissimo del settore giovanile generale italiano, diciamo così, è uno dei prospetti più interessanti, è arrivato quest'anno a Latina, fortemente voluto proprio da Alfredo Paniccia. Antonito prova a far tutto da solo. Carlinhos, Battistoni che continua a dare un'intensità impressionante alla partita, trova Antonito che da lì può anche calciare Rio fino al limite, palo colpito da Latina, la più grande occasione per i nerazzurri. Dall'altra parte già Boccao, scivolata ancora Battistoni, straordinario. Battistoni ha fatto 40 metri di campo solo per fare un taglio e aprire l'entrata per Antonito, che ha preso il palo senza mai toccare il pallone. Successivamente sul palo è stato il primo giocatore ad andare a recuperare. Qui vedete Battistoni va a conquistare il centro del campo, indica il taglio del campo per liberare il centro del campo, Antonito si accetta, tira, prende il palo, nel ribaltamento sarà Battistoni ad andare a recuperare questo pallone. Questo la dice lunga sulla il cuore di questo capitano. E poi stramazzato al suolo, letteralmente sfinito, adesso va a prendere un po' di fiato in panchina, pensiamo ai soliti 30 secondi, non di più, perché è veramente un giocatore fondamentale per questo Latina. Gerardo Battistoni, assoluto trascinatore della squadra. Rimessa laterale però è per la Feldi, se ne va ad occupare Arrieta, braccio tra Edu e Boccao, fallo commesso dal giocatore della Feldi, punizione in favore del Latina. Abbraccio piuttosto vigoroso fra Boccao e Edu, piuttosto vistoso, gli arbitri non hanno potuto fare altro che fischiare. Bisogna sempre sapere chi ha iniziato, probabilmente gli arbitri ne sanno più di noi, hanno visto meglio di noi e hanno deciso di dare punizione alla Latina, che bellissima azione di Battistoni, ma sfortunato Antonito nel prendere il palo pieno su un'ottima ripartenza da parte della squadra del Alfredo Paniccia. Ha rimesso dentro Juan Carlos Paniccia, pronto ancora sul blocco dei cambi Mattia Cretella. Due anni fa vinse lo scudetto juniores con il Napoli. Boccao, André, scarico di Cigliano che viene a recuperare il pallone, ancora Boccao, nuovamente per André Ferreira, in mezzo alle linee Cigliano, Fornari cerca spazio sul sinistro, bella la chiusura da parte di Juan Carlos e poi cartellino giallo per Wesley Boccao. E
questo è il primo momento della gara dove le due difese si fanno prendere sui vari ribaltamenti. È la prima volta nell'ultimo minuto che vediamo dei ribaltamenti continui da una parte e dall'altra. Questa è testimonianza che stanno mancando un po' le energie, le squadre si stanno allungando e quindi permettono agli attacchi non di avere la meglio, perché ancora non stanno avendo meglio sulla difesa, ma di avere più spazio per andare uno contro uno. Abbiamo rivisto l'intervento in ritardo nettissimo di Bocao su Edu, giallo ineccepibile da parte della terna arbitrale. .11:52 al termine dell'incontro, non si sblocca la partita, siamo sempre 0-0. Poco fa Latina vicinissimo al gol del vantaggio con la conclusione di Antonito, che si è frantumata sul palo a Lion, letteralmente battuto. Pedotti, André, dentro il pallone per Fornari, da sempre un punto di riferimento lì davanti Fornari, è vero, non ha trovato il gol, ma quanto è prezioso il suo lavoro per tutta la squadra. Pedotti, si muove proprio Fornari, il pallone indietro da Bocao, intercetta Anas. È un lavoro che comunque ti permette di conquistare palle da fermo, calci d'angolo, falli laterali, le percentuali le hai detto prime, quindi probabilmente da un lavoro sporco del genere. Eccolo, infatti proprio Fornari va ad andare a servire André, calcio d'angolo per la Feldi, anzi è rimessa laterale proprio all'altezza del corner, va André per Fornari, facile qui per Chicchio. Poi sbaglia il rilancio Chicchio, non può tenere questo pallone in campo a Nass. Torna Romano, fuori per lui va Bocao, si alza sulla panchina Frosolone. Vediamo se ci sarà qualche scampo di secondo tempo anche per lui. Lo ricordiamo, non al meglio della condizione, è riuscito ad entrare nel primo tempo solamente per qualche istante. Fornari in avanti cercando Pedotti, il break da parte di Juan Carlos che arresta la propria corsa. Puta Romano, Anas in fascia contro Pedotti, le finte di Anas, la conclusione di Anas, l'uscita tempestiva di Lion, il pallone bloccato dal numero 2 della Feldi che lancia lungo per Fornari che termina giù, fallo netto, cartellino giallo per Chicchio e credo a questo punto sia calcio di rigore, spinta arrivata proprio al limite. Vediamo un attimo cosa indica il direttore di gara. Rivediamo anche il replay, lancio di Lion, la spinta arriva proprio all'interno dell'area di rigore, sulla riga diciamo, per me questo è calcio di rigore, spinta netta da parte di Chicchio, giallo anche per il portiere del Latina. Sembra però calcio di punizione da come l'arbitro ha disposto il pallone. Francesco Poma a bordo campo. Sì, tutta la panchina dell'Empoli si è alzata in piedi, stava dicendo ai giocatori mettete il pallone sul dischetto per prenderci questo rigore, non lo hanno ascoltato i giocatori, dunque calcio di punizione, sì, confermato. È punizione, sì, dunque per la Feldi Empoli, ma che rischio che qui si è preso Chicchio, veramente al limite. E lo abbiamo detto poco fa, la bravura di Fornari anche in queste situazioni. Si è fatto trovare esattamente fra il difensore e il portiere, lì dove Chicchio è stato costretto a spingerlo alle spalle. Ineccepibile il fischio del direttore di gara, dubbi rimangono sulla posizione effettiva di Fornari al momento del contatto. Dal posizionamento sembrava al limite sulla linea dell'area di rigore, quindi viene considerata la linea. Batte la punizione Pedotti, la conclusione diretta in porta addosso a Chicchio, attenzione che sale Lion, Pedotti però sceglie di intervenire prima sul pallone. Francesco Puma. Sì, si è fatto male Chicchio parando, ha preso una botta in testa, adesso sta chiedendo di mettere il pallone fuori e così è. E infatti è così, gli arbitri interrompono il gioco, una bella sassata al volto, veramente ravvicinata, la rivediamo. La conclusione di Pedotti avrebbe forse potuto servire lateralmente il compagno, l'ha preso in pieno volto Pedotti, una bella botta per Simone Chicchio che gioca con un caschetto protettivo, l'avete potuto apprezzare, forse in quel caso Pedotti avrebbe potuto scegliere lo scarico per Arrieta che era tutto solo sul secondo palo, c'era forse lo spazio. Tre giocatori in barriera e Chicchio allineato la barriera, probabilmente un tocco in tiro sarebbe stata la scelta migliore, ma Pedotti confida molto in se stesso, da fermo un giocatore micidiale, coraggioso Chicchio, gli ha dato atto. Francesco,
Sì, si è rialzato Chinchio nonostante stesse scaldando il secondo portiere del Latina, che è Pavel Mudronia, ma dovrebbe appunto continuare la partita il portiere del Latina. Latina che va a restituire il pallone alla Fel di Eboli. E comunque apprezzare e guardare una partita con questo tipo di pubblico è veramente uno spettacolo. Arrieta, incessante veramente i canti da parte sia dei tifosi del Latina padrone di casa che di quelli accorsi in massa da Eboli per sostenere la Feldi. Pedotti, taglio di Romano che va a ricevere il pallone sul tocco di Arrieta. Juan Carlos si rifugia lì dietro da Simone Chicchio, che sembra perfettamente ristabilito dopo la pallonata al volto sulla punizione scagliata da Gio Pedotti. Juan Carlos male in avanti, poi allarga le braccia quasi sconsolato chiedendo un appoggio che non c'era. Edu fa segno alla panchina di volere il cambio, alla prossima andrà a rifiutare in panchina. Pronto a rientrare Francesco Locito. Pedotti, siamo a metà del secondo tempo e siamo sempre 0-0, reti bianche al palo a Bianchini. Latina che per poco non può approfittare di una grande ripartenza, non lo fa, c'è stata un'incomprensione, prova ad andare via Arrieta, ultimo tocco di Juan Carlos, rimessa laterale per la Feldi che si riaffaccia nella metà campo offensiva. Romano sul punto di battuta dietro da Pedotti, corto c'è Arrieta che si fa vedere, punta Edu, torna nuovamente dietro da Pedotti che fa da metronomo. Romano finta il pallone in avanti, ricomincia all'indietro da Kevin Arrieta. Pedotti finta di partire alle spalle di Anas, poi la frenata, ancora Pedotti, Romano di tocco al volo per André Chicchio, spara via, pallone tocca il soffitto del palo a Bianchini, termina la propria corsa fuori, rimessa laterale all'altezza del centrocampo per la Fel di Eboli, torna Nunzio Frosolone. L'avevamo visto nel primo tempo, un brevissimo stint di partita. Arrieta, Frosolone, male qui all'indietro, forse un po' freddo, non facile entrare in un momento così delicato della partita, sbaglia un comodo appoggio all'indietro per Arrieta, rinasce un calcio d'angolo per il Latina e andrà a battere lo Cicero. Battistoni per Juan Carlos che si coordina, ma il pallone finisce alle stelle. Lion, Romano, Arrieta, Pedotti in avanti per Frosolone, legge bene la situazione Chicchio che spara in avanti, il pallone è uscito. Altra rimessa per la Feldi, momento veramente bloccato di questa partita adesso. Lo dicevamo prima, man mano si avvicina la fine della gara, la tensione aumenterà, soprattutto in casa Latina, la stanchezza anche. Abbiamo visto 4-5 minuti dove le squadre si sono quasi lasciate andare in continui ribaltamenti. Adesso hanno avuto paura tutte e due, in occasione del palo l'Eboli e nella punizione del limite in Latina, e hanno un po' tirato i remi in barca per, credo, festeggiarsi poi negli ultimi minuti. L'Eboli cercherà senza dubbio di vincere e Latina proverà a sfruttare tutte le occasioni che la squadra campana lascerà. Romano continua a dare grande pressione in questo duello a distanza con Battistoni, ne nasce solo una rimessa per il Latina. Lo Cicero, buttato nella mischia senza paura da Paniccia. Corto da Juan Carlos, di prima attenzione, giro vuoto della difesa della Feldi, Antonito Lion! Dice di no ad Antonito, grande parata, poi Lion sparacchia in avanti, il pallone termina fuori. Che rischio che si è presa la Feldi! Ma super Lion nell'occasione, lo rivediamo, Antonito tutto solo, si guarda intorno, forse perde l'attimo, Lion proprio al limite dell'area, va a parare, mamma mia, in due tempi, poi riesce ad annullare il tentativo di Antonito. Latina per la seconda volta vicinissimo al gol del vantaggio sul secondo passaggio a volte della difesa dell'Empoli. Molto bene il giropalla del Latina, è riuscito a mettere con un'azione manovrata Antonito davanti alla porta, che si è anche voltato per vedere se un compagno stava sopraggiungendo. Il giocatore, il compagno c'era, non lo vediamo qui, è lo Cicero, però ha marcato da Frosolone. La scelta è corretta, non so se Lion va a toccare il pallone con la mano o no, la sensazione del replay è che sia tutto molto regolare. Bravo e freddo il portiere dell'Eboli, ma ottima occasione da parte della Latina. Si è rialzato Lion, che è rimasto a terra qualche secondo, forse
di mestiere, diciamo così, anche per far rifiatare la Feldi dopo un'occasione grande per il Latina. Si riparte con una rimessa proprio a favore dei padroni di casa. Battistoni cerca l'uomo Juan Carlos, che però esattamente dall'altra parte del campo chiede scusa, infatti il pivot spagnolo, al proprio capitano, che dice: ma io più che dargli quella palla che cosa devo fare? Non era lì Juan Carlos. Allora palla regalata alla Feldi, Arrieta in avanti per Romano, che finta la conclusione di prima attenzione, stoppa bene il pallone, arriva a rimorchio Boccao, conclusione centrale Chicchio proprio sulla riga. Che rischio e che brivido per Simone Chicchio. Poi Battistoni prova ad andare ancora lui a dar ritmo, si lotta su questo pallone in una selva di gambe, spunta fuori lo Cicero, e detta il passaggio a Juan Carlos, scucchiaiata parallela che non funziona. E allora Lyon, lancio lungo cercando Pedotti, troppo lungo, pallone imprendibile. E in questo secondo tempo, Matteo, le occasioni più grandi l'avevo della Latina, il palo, l'occasione di Antonito, questa è fortuita, questa che stiamo vedendo dell'Empoli sarebbe stata una sciagura per Simone Chicchio, che sta disputando un'ottima gara, onestamente anche immeritata uno scivolone del genere. Però Latina sta costruendo e adesso forse con un po' più di coraggio proverà l'assalto finale. Ributta dentro Fornari a 8 e 11 dalla fine della partita. La Feldi, Romano, pressione di Battistoni, ancora il duello durissimo tra i due, fallo e punizione in favore del Latina. Fallo di Sergio Romano, che si è aggiustato sbracciando, lo rivediamo, sulla pressione di Battistoni. Grande esperienza da parte di Battistoni. Sergio Romano stava difendendo il pallone, Battistoni nella foga è andato a scontrarsi con il gomito di Sergio, da lì a conquistarsi un calcio di punizione che ci sta nell'esperienza di questo giocatore. Occhio, perché anche il quarto fallo per la Feldi Eboli, solo uno commesso dal Latina, che va a battere la punizione con Carlinhos. Juan Carlos mette un giro di troppo per arrivare a stoppare questo pallone, poi cerca ancora il movimento di Carlinhos alle spalle del difensore, nulla di fatto. Una punizione da fermo, non puoi sbagliare la trasmissione per mandare a calciare un giocatore in porta, la palla è ferma, puoi avere tutto il tempo, in questo caso fai saltare un'ottima occasione da rete che poteva essere un calcio di punizione. Occhio a Fornari, che da lì è pericolosissimo, arriva Boccao, non c'è tocco di un giocatore del Latina, la rimessa dal fondo è in favore dei padroni di casa, fuori Antonito, dentro nuovamente Anas, Chicchio, lo Cicero, Battistoni, Carlinhos, mezzo alle linee lo Cicero, perde palla, Arrieta, corto per Fornari, chiude Carlinhos, Battistoni, ripartenza del Latina, Battistoni parallela per Anas, sul secondo palo si muove lo Cicero, Lyon tocca, un calcio d'angolo, è corner in favore del Latina, altra ripartenza pungente della squadra di Paniccia. Anche qui abbiamo visto una struttura molto simile, era Antonito Battistoni in precedenza in occasione del palo, in questo caso era Battistoni Anas. Deviazione di Carlinhos sulla conclusione di Battistoni, rimessa dal fondo, nulla di fatto. E allora Lyon cerca un compagno, trova Boccao, subito in avanti per Fornari, fa buona guardia Carlinhos. Anas. Lo Cicero. Battistoni. A metà campo ora la Feldi, Anas in fascia, occhio al suo uno contro uno, Battistoni prova ad andare lui da solo, si chiude però molto bene la Feldi, non lascia spazi, prova ad avere pazienza in Latina, qui Anas però è impreciso per lo Cicero, pallone che termina fuori. André, Fornari, la sponda per Arrieta! Bella la giocata di Fornari, ancora una volta punto di riferimento lì davanti. Arriva rimorchio Arrieta, conclusione di prima intenzione. Attento Chicchio centralmente. Questa è una bella collaborazione a tre da parte dell'Eboli. Un lancio per Fornari, inserimento senza palla di Arrieta, trasmissione e bellissimo il tiro di Arrieta. Buona la risposta di Chicchio. Fornari, ancora Arrieta col sinistro, c'è una deviazione. Chicchio blocca, vuole lanciare lungo, ma invece corto da Battistoni. Anas. Edu, grande palla per Battistoni che prova a rientrare, perde un po' l'inerzia, trova in qualche modo Carlinhos, il rimorchio ancora di Battistoni, c'è deviazione, c'è corner, una partita straordinaria di Battistoni veramente. Calcio d'angolo, 6 e 24 alla fine, il gol non arriva, ci avviamo verso il finale di partita, idea portiere in movimento potrebbe esserci in questo finale. Non credo che i due allenatori rischieranno questa scelta, anche se poi l'Eboli lo ha
Attenzione a Battistoni sul secondo palo, non arriva a Iello. L'Eboli lo potrebbe utilizzare da un momento all'altro, perché già con Lion in campo spesso e volentieri lo fa arrivare. Fornari non arriva, Francesco Pomo a bordo campo. A proposito di portieri, però, sulla panchina dell'Eboli ci sono anche maglie da portiere di movimento tipo Bocao, quindi non è detto che vada Lion a giocare questo 5 contro 4. Battistoni per Anas, difficile il controllo, arriva Fornari col fisico, strappa palla però Carlinhos, che ricomincia ancora dall'ispanico marocchino, che calcia col sinistro, non trova lo specchio, nulla di fatto. Poi si scontrano Anas e Fornari sullo slancio della conclusione del numero 30. Sei minuti spaccati alla fine, si asciuga il parquet del Palabianchini. Nel frattempo l'Acqua Sapone vinceva 6-1 a Catania, dunque si issa in testa alla classifica, quota 12 punti, ancora punteggio pieno, la squadra campione d'Italia in carica. Aiello intercetta questo pallone e termina la propria corsa lungo la tribuna del Palabianchini. Pedotti va dietro da Andre Ferrera. Bocao di prima per Andre, taglio di Pedotti, Andre prova a partire su Aiello, passa la conclusione, un brivido lungo la schiena dei supporters del Latina sull'iniziativa di Andre Ferrera, la rivediamo, va via in fascia ad Aiello, mette dentro col sinistro, il pallone passa ad un millimetro dal palo. Chicchio, Anas, Battistoni, rientra su Fornari, cambio di lato, Aiello, c'è corto Anas, Battistoni finta di partire, riceve il pallone, prova a passare ancora su Fornari, quanta energia ha Battistoni, mai domo veramente in questa partita. Sapeva che era un ottimo momento per fare uno contro uno, perché si fronteggiava con Fornari, che non ha nelle qualità difensive le sue migliori caratteristiche, senza copertura alle spalle, buttandosi palla avanti come ha fatto, si sarebbe trovato da solo davanti a Lion. Bravo comunque Jader nel mettere in fallo laterale questo pallone. Batte male in Latina, ma Battistoni spunta dal nulla, pensa al destro, allarga da Aiello, dentro per Anas, Bocao fa sentire il fisico, lo smonta letteralmente e recupera il pallone per la Feldi. Anas, quello che deve capire velocemente, che in questo campionato c'è tanta tanta fisicità, lo abbiamo visto in difficoltà con l'Acqua e Sapone, anche oggi con un difensore come Bocao paga parecchio, deve velocizzare questa crescita se vuole competere in questa categoria. In un Palabianchini infuocato ci avviamo verso l'ultimo quarto di partita, 5 minuti e 13 alla fine, girandola di cambi per il Latina. Tornano Juan Carlos e Antonito in campo con Carlinhos e Battistoni. Rientra Antonito, dentro per Carlinhos, rientra il destro, la conclusione, chiede un fallo di mano che non c'è. E allora ripartenza della Feldi, spinge Fornari in parallela cercando Bocao, va a chiudere Juan Carlos. Terminando giù nel frattempo a terra, credo Bocao. Speriamo nulla di grave per Wesley Machado Bocao. Scorso anno ha vinto tutto con l'Acqua e Sapone, campione del Coppa. Rimane a terra, entra lo staff sanitario della Feldi quando mancano 4 minuti e 58 alla fine della partita. Basile ne approfitta per effettuare qualche cambio, esce Fornari, torna a Rieta, è sempre a terra però Bocao. Si rialza sulle sue gambe, smorfia di dolore per il numero 14, va il cambio, al suo posto rientra Sergio Romano. Ripartirà con una rimessa laterale in favore della Feldi, mentre Chicchio ha chiesto al direttore di gara di poter asciugare un'altra ghiaccia di sudore proprio all'interno della sua area di rigore. E dunque ancora qualche istante prima della ripresa delle operazioni al Palabianchini. Lo ricordiamo, in Latina cerca
i primi punti della stagione, ultimo in classifica, ancora 0 la squadra di Paniccia. La Feldi con un successo lancerebbe definitivamente la sua corsa verso la zona alta della classifica. Pedotti, siamo però 0-0, il punteggio non si sblocca, il lancio di Lion, il pallone per Pedotti, la sponda di testa, Battistoni a chiudere in anticipo su André Ferreira, va Pedotti per Arrieta dentro, ancora Battistoni onnipresente. Movimento di Romano in anticipo rispetto alla battuta di Pedotti, scattano però i 4 secondi, allora rimessa laterale girata. Gli arbitri interloquiscono questa rimessa laterale, c'è ancora qualcosa da sistemare, credo ancora lo spazzolone, infatti è così. Malinteso tra arbitri e giocatori, i giocatori volevano che si pulisse il campo, da lì il conteggio dei 4 secondi perché non si veniva a capo della rimessa in gioco, e adesso hanno chiarito tutta la situazione, puliscono il campo e credo che il Latina ridarà il pallone all'Ebo. 0-0, Alessio, che non è un punteggio propriamente consono nel calcio 5, è difficile vedere partite che non si sbloccano. Sì, non è comune, abbiamo visto anche diverse occasioni da rete, è ovvio che una partita di calcio 5, lo 0-0 non è un risultato più comune, anzi. Battuta della rimessa della Feldi, Arrieta, Chicchio, tiene inchiodato il punteggio sullo 0-0, sul mancino dell'argentino. Questa è una super parata di Simone Chicchio perché vede sbucare da diverse gambe un tiro molto, molto angolato, basso da sotterra, difficile, ma Simone Chicchio con il piede è andato a sventare un'ottima occasione della gol. André cerca l'imbucata, Latina che si è rintanato adesso nella sua metà campo, 4 minuti e mezzo alla fine, il momento più delicato dell'intera partita. André Ferreira, il movimento di Arrieta dall'altro lato, Pedotti lo va a servire, sale su di lui Carlinhos, l'argentino si accentra, in buca per André, una buona palla, André però è a qualche passo troppo lontano, allora Juan Carlos spara in tribuna, pallone direttamente in rimessa laterale. Arrieta, il velo di Pedotti, pallone per Romano, giocata corta a muro con Gio Pedotti, dietro nuovamente da Kevin Arrieta, sbaglia però l'appoggio, Juan Carlos recupera, Battistoni, ancora lo spagnolo, parte Battistoni, dall'altro lato si libera il pallone per Antonito, in fascia contro Arrieta, doppio scambio, Antonito cerca spazio per il destro che non c'è, finta di Battistoni, rimane con lui Romano, Battistoni, conduzione di palla, ultimo tocco di Pedotti, rimessa Latina che torna a facciarsi in avanti, doppio scambio tra Battistoni e Juan Carlos, arriva Carlinhos, nuovamente Juan Carlos, crea un lato forte il Latina, va sul lato debole a Carlinhos, dentro per Antonito, bellissimo il taglio dello spagnolo, pallone un giro troppo lungo. Buona questa combinazione con un po' di rischio del Latina perché spesso si è trovata senza copertura, l'inserimento è stato perfetto, se avesse agganciato il pallone probabilmente non avrebbe dato spazio a Lion per intervenire come in questo caso. Battistoni recupera un altro pallone, l'ennesimo della sua partita, poi lo ripulisce in maniera strepitosa, qui Juan Carlos non riesce a tornare dall'Argentina, allora palla nuovamente alla Feldi, Arrieta, 3 minuti e mezzo alla fine, Pedotti. Quartetto offensivo da parte di Paniccia in questo momento, vuole forse l'ultimo sforzo per cercare di capire se vince la gara. Anas, Antonito, Battistoni e Juan Carlos in campo allo stesso momento, è un buon rischio. Si prende un altro mezzo rischio, butta dentro lo Cicero, grande fiducia nei mezzi del numero 20, il pallone lungo, Lion alto su Juan Carlos, termina giù Lion, tutto regolare, credo l'arbitro abbia segnato anche rimessa dal fondo per la Feldi Eboli, lo rivediamo, lancio in avanti, sale alto Lion, tocca forse Juan Carlos, vola giù a terra il portiere brasiliano, rimessa dal fondo in favore della Feldi e qualche istante per rifiatare anche per i giocatori in campo. È vero che il punteggio dice 0-0, ma è stata una partita di grande intensità, di grande dispendio di energie. Pronta a rialzarsi anche Lions, che si chiarì, Lion che si chiarisce con Juan Carlos. Non c'è stato fallo, Latina ha un fallo, Feldi Eboli brava a non caricarsi eccessivamente di fischi, visto che è arrivata a 4 falli già nella prima metà di questo secondo tempo.
è rimasta a 4 però. Anas, lo Cicero, Battistoni per Juan Carlos, Battistoni alza la pressione la Feldievoli, lo Cicero, bel taglio per Battistoni, fascia contro Fornari, prova a rientrare lo Cicero, dentro per Anas, controllo difficile dello spagnolo, nulla di fatto, Romano, ottimo va. Si complica un po' la vita Romano sulla pressione di Lo Cicero, il pallone è ancora buono lì all'altezza del calcio d'angolo, l'ultimo tocco è di Sergio Romano e la rimessa laterale è in favore del Latina, 2 minuti e 40 alla fine. Nessuno accenna a mettere il 5 contro 4, forse la paura di perdere punti è più grande di quella di della voglia di vincere. E attenzione a Juan Carlos, spalle alla porta, cerca una giocata complicata, mezzo a mille gambe, Lion esce, Battistoni mette dentro, Lion fa buona guardia e poi Bocao allontana direttamente fra le braccia di Simone Chinchio che lancia lungo cercando Juan Carlos che mette giù, fuori da Battistoni, sinistro di Battistoni, Lion sul primo palo è attentissimo. E gli allenatori devono essere soddisfatti di questo secondo tempo, nessuno dei due al momento ha chiamato un timeout. Quindi questa è un'indicazione dove non hai nulla da correggere per fermare la gara e spiegarlo, vuol dire che tutto sommato l'andamento è quello che aspettavo. Carlinhos dal corner, Battistoni deve inseguire questo pallone, si prende un po' di campo, va dietro da Chicchio, siamo per entrare negli ultimi due minuti, Francesco Puma. Tibirca ha chiesto il time out, Basile. Attenzione alla trattenuta di Juan Carlos con Bocao, poi i due si dicono qualcosa, giallo per Juan Carlos. Per la trattenuta ai danni di Bocchiao va a protestare anche Battistoni. Che da capitano va a difendere il proprio compagno di squadra. Giusto il fallo di Juan Carlos. Si stava aprendo un 3 contro 2 pericoloso. Fornari dava già grido il pallone. La trattenuta vistosissima, giallo giustissimo. Ed eccolo qui il time out. Chiamato dalla Feldievoli. Andiamo a sentire. Cosa da dire Piero Basile, 2 minuti e 09, chissà che non pensi al portiere di movimento. Wow. Siete? Facciamo bene, Jader, porti fissata per Gio, ok? Guarda, il cancellari qua, André, blocca bene la barriera, calciamo, secondo palo, dopo che blocca, no, non da qua, Gio da, André di qua, Jader suola, blocca la barriera, Gio, ok? Oh, Gio, André, dopo che hai fatto blocco, come la palla è stata suolata, che sta calciando via sulla copertura, ok? Perché Romano deve chiudere il secondo palo. Oh, Gio, è chiaro che non ti dico di calciare il secondo palo, calcia bene, vedi che serve il secondo palo, facciamo bene. Dai. Durante il timeout di Basile abbiamo visto Marcello Serratore che quest'oggi non c'è. Che quest'oggi compie 52 anni e dunque gli facciamo gli auguri, andare a fare un po' di pressione ai direttori di gara sul punto dove deve essere battuta questa punizione della quale ha parlato proprio Basile. Sì, ero curioso perché lui il time out lo ha chiamato precedentemente al calcio di punizione, quindi probabilmente si è concentrato esclusivamente su questo, su questa palla da fermo e non ha dato altre indicazioni rispetto a quelle che magari quella della squadra, forse voleva un attimino congelare la gara viste le due occasioni avute dalla fine. Occhio dunque alla punizione affidata, crediamo, a Gio Pedotti, 2 minuti e 09 alla fine della partita, il fischio del direttore di gara, parte Fornari che tocca proprio per Pedotti sul secondo palo, fa buona guardia Carlinhos, in anticipo su Romano, recupera palla Andrea, mette dentro per Romano e la Feldievoli in vantaggio con Sergio Romano, 1-0 a 2 minuti e 02 dalla fine. Il giocatore con forse più minutaggio quest'oggi, Sergio Romano, è andato a chiudere con un tapin sugli sviluppi di un lungo calcio di punizione che ha sempre tenuto la palla viva e da lì è stato bravo a crederci e a pochi centimetri da Clinton per la palla in mezzo. Andiamo subito sulla panchina del Latina con Alfredo Paniccia, allora, che chiama time out. Allora, calma. Così, proviamo una giocata su piramide, attenzione perché due minuti non rischiamo subito la giocata, vediamo anche come si dispongono.
questo è il recupero della palla, se la perdiamo. Cambia su qualche altro. Di aspettare, di fare un giro palla, vedere come difenderanno. Psicologicamente il colpo è forte, perché hai tenuto botta anche questa volta. Nel secondo tempo in particolar modo sei la squadra che ha avuto più occasioni rispetto alla Fel di Eboli, e ti trovi a dover rimontare, quindi sarà difficile dal punto di vista emotivo e psicologico recuperare questa gara. Una vera e propria mazzata quella di Sergio Romano. Ci apprestiamo a vivere gli ultimi 2 minuti e 2 secondi di questa partita al Pala Bianchini, con la Feldi che difende il gol di vantaggio appena maturato grazie al gol di Romano, che è andato in scivolata a prendere questo pallone messo dentro da Andrea Ferrera e destinandolo alle spalle di Simone Chicchio, portiere di movimento, con Juan Carlos che lo vedete con la maglia arancione del portiere di movimento, gioca 5 contro 4 in Latina con la porta vuota. La palla viene recuperata da Lion, che va a calciare Lion alto sopra la traversa. Lui è uno specialista in queste situazioni, ricordiamo lo scorso anno 9 gol in campionato, stavolta però è poco preciso. Il campo è un po' più corto del solito, quindi ha trovato lontano la porta. Buona la costruzione del Latina, deve avere pazienza Anas, ha potuto forzare il pallone che non c'era bisogno, ma con più di 40 per il portiere di mezzo è tanto per costruire almeno un paio di azioni, di avere la testa fredda, di scioccare il varco giusto. 90 secondi alla fine di questo appassionante Latina Fel di Eboli. Battistoni, Juan Carlos in angolo, il pallone dentro! E Romano per poco non si fa un clamoroso autogol. Si rimane però 1-0, calcio d'angolo. Lo rivediamo, il pallone dentro. E Romano sul secondo palo si tocca la testa, quasi a dire mamma mia che cosa stavo per fare. Occhio ad André che va a rubare questo pallone. L'ultimo tocco è suo, la rimessa è per il Latina. 1 minuto e 13 alla fine della partita di questo ultimo match del venerdì di futsal qui in diretta su Sport Italia. Carlinhos, Anas, Battistoni, Juan Carlos, Lion da terra, un miracolo da parte di Lion Saccomante Freitas. Battistoni in sinistro, risponde ancora Lion, assedio finale della Latina. 54 secondi, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita, calcio d'angolo in favore della Latina. L'arbitro va a richiedere però lo spazzolone, interrompendo un attimo di grande veemenza offensiva del Latina. Pala Bianchini è veramente uno spettacolo questa sera. I tifosi anche del Latina che stanno continuando a sostenere la squadra di Alfredo Pariccia, che abbiamo detto nel secondo tempo, ma in tutta la gara ha tenuto testa all'Eboli, nel secondo tempo in particolar modo ha avuto un paio di occasioni grandi per andare in vantaggio. Si riparte, 50 secondi alla fine, ultimi tentativi disperati della Latina per riacciuffare un pari che tutto sommato sarebbe meritato. Anas in angolo, Carlinhos alza Lion sopra la traversa, infatti sì, l'arbitro ha visto la deviazione, calcio d'angolo, non l'aveva visto il direttore di gara lontano dalle panchine. Tocco di Lion, detto calcio d'angolo in favore della Latina, e col portiere momento ha creato già 2-3 buone occasioni. Se qui però si è salvata la Feldi, che difende con le unghie il gol di vantaggio realizzato da Sergio Romano a 2 minuti dalla fine della partita. Adesso ne mancano 40. Battistoni.
squadre avrebbe meritato la vittoria, comunque il pareggio sarebbe stato giusto. Lo ha fatto l'Eboli con un po' più di esperienza, con Sergio Romano che si è lanciato con il cuore su quel pallone vagante. Per il resto, appunto, onore a Latina che deve continuare questo percorso, cercare di fare punti dalla prossima partita. Bene l'Eboli che continua la striscia positiva in un campo difficile. Lo abbiamo visto come hanno accolto la vittoria in questo momento. E dunque la Feldi Eboli a vincere 1-0 sul campo di un Latina che rimane a 0 punti in classifica, ma può essere sicuramente confortato dalla prestazione fatta quest'oggi. Feldi che nel prossimo turno andrà a giocare venerdì sera in casa al Pala Tirseu, tornerà in casa ospitando la Campi Cossoni, in Latina invece che farà visita all'Arzignano, un altro vero e proprio scontro diretto. Dal Pala Bianchini è tutto, anche per Alessio Musti un saluto e ringraziamento da parte di Matteo Santi. Ricordiamo solo il finale, Feldi Eboli batte Latina 0-1.